This is for Martin and for Italy. Con queste parole, Francesco, lo siamo con Oscar in mano, ha incantato tutto il Kodak Theater di Los Angeles. Un'emozione davvero grandissima per Francesca e il marito Marco Ferretti, e adesso vediamo brevemente, durante un minuto, quel filmato. Allora signori, se ci accomodiamo noi nel parterre, qui montano lo schermo, e vediamo questo filmato. Davvero c'era il marito di padre Francesca Dante Ferretti, che era molto più emozionato di lei, o sbaglio? Francesca, mi pare che Dante Ferretti era più emozionato di lei. Ma ognuno ha il suo carattere. Io nei momenti, diciamo, di grande emozione, riesco a gestire la situazione e invece si emoziona e per questo però è tutto bello, caratteri diversi. Quello che volevo dire, emozionarsi dopo tre Oscar, vuol dire davvero un animo tanto gentile quanto intellettualmente onesto e tante, un talento tante. Poi si è piaciuto il fatto che proprio lei davanti a tutto in quel teatro, in Kodak Theater di Los Angeles, c'era il coda del cinema mondiale, c'era il jazz system americano, e Francesco Schiavo innalzando la statuetta al cielo for Italy. Emozionante? Diciamo che l'ho fatto con tutto il cuore, con tutto il mio cuore e con tutta la mia forza. E in quel momento racconto le ultime appunto energie e ho gridato all'Italia, sì, perché a parte che appunto il nostro è un paese meraviglioso, è un paese che come gran parte del mondo attraversa un momento difficile, ma rimane un grande paese, un paese, appunto il mio saluto era anche per tutti gli italiani che amano e rispettano l'Italia. E questo è quello che io ho detto anche dietro le quinte quando mi hanno chiesto i giornalisti perché. Io ho detto per salutare tutti appunto gli italiani, che ce ne sono tanti che meritano rispetto e che sono fantastici. Un grande gesto per l'Italia che continua nel senso di avere grandissime talenti. Prego, vediamo questo video breve.
thank you to the Academy for this prestigious award. The great thank you goes to the producer, Brad King, in Edinburgh. To all my art department, but most of all, my very special thank you to the Czechian director who guided us through this wonderful journey, Martin Scorsese. Ai nostri posti di partenza.